Allora, vi ringrazio di essere intervenuti nel primo ore della mattina di oggi. Abbiamo eseguito 6 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di 6 cittadini albanesi. Queste ordinanze sono frutto di un'indagine durata più di un anno e atta a verificare e a disarticolare un traffico di sostanze stupefacenti dall'Albania al nord Italia. Praticamente dall'indagine Blackout abbiamo identificato una persona che faceva da tramite, da intermediario per la cessione di ingenti quantitativi di marijuana. Ci siamo adoperati attraverso anche indagini tecniche e abbiamo ricostruito un sodalizio criminale che si preoccupava di importare stupefacenti, droghe leggere dall'Albania, in ingenti quantitativi, per poi distribuirle sui mercati del nord Italia. Il meccanismo con cui venivano importati questi stupefacenti era l'utilizzo di autisti, chiamiamolo autisti tra virgolette, che partivano più o meno dalla zona di Lazara, che è una zona dell'Albania dove è fiorente la coltivazione di sostanze stupefacenti, quali marijuana, e attraverso porto albanese, porto italiano, attraversavano poi la penisola per giungere sino qua. Le autovetture erano quasi sempre delle autovetture a 9 posti, anche vecchiotte. A 9 posti? Sì, un Fiat Ulisse ad esempio, in cui era stato ricavato in maniera molto ingegnosa un doppio fondo in misura tale da sopravvivere, diciamo così, da scampare i controlli. Tra l'altro la droga veniva confezionata, pressata e sotto vuoto. Di questa indagine durante circa un anno abbiamo documentato alcune di queste cessioni attraverso il sequestro di ingenti quantitativi di droga su autovetture. Ad esempio il 24 dicembre 2013, penso che vi ricordate, abbiamo arrestato un certo Roli, che era autista di una vettura, a cui interno abbiamo 66 kg di sostanza stupefacente.